valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Buongiorno cari telespettatori. Martedì 9 febbraio, che bello. Oggi, pensavo di dire che puntatona, è molto molto strana, voglio dire, la valigia degli artisti, uno si aspetta il cantante, invece no. Noi, la valigia degli artisti comprende quello che è l'arte, tutta l'arte, dalla pittura alla scultura, le arti marziali, che è una cosa che consideriamo molto, perché è un'ottima disciplina. Però chiaramente devo fare i ringraziamenti all'International Artist di Franco e Mimmo Catullè, alla Sony Music di Sergio Soldano e Rita Costa, chiaramente. Grazie, grazie, grazie. Alla regia Carlo Oliva, alla regia audio Thomas Lanzi. Dobbiamo ringraziare il bello di lei, Bae Angela, in Viale di Puglia, è un salone di bellezza dove vi coccolano all'infinito, sono professionisti della bellezza, ecco. E poi quest'ora ci viene un po' di fame, no? Allora facciamo un salto al Rusticone a mangiare i prodotti tipici siciliani, che sono tutti cotti a forno e a forno a legna. Pensate, dal polletto fatto al forno con la legna, ma che meraviglia. Un saluto al Nunzio, comunque, come sempre. Grazie per far parte, per essere parte integrante di questa trasmissione. Bene, oggi veniamo alla puntata di oggi, una puntata molto, molto... bella, che a me sta molto a cuore, perché è stata la mia prima volta che ho recitato, ecco, se vogliamo mettere il senso pratico, ho avuto una possibilità, nell'italiano meglio, di Macio Capotondo, se non sbaglio, di fare una parte da uno Zappatore, beh, era una cosa un po' così. Invece in questo film mi ha dato un po' più di importanza, io sono grato con immenso cuore al grande regista che vi presento subito, Fabio Basterello. Ciao Fabio, che bello averti in studio, sono proprio contento. Allora, caro Fabio, innanzitutto grazie mille, perché averti in studio è il top. Questo film, che soddisfazione ti sta dando? Beh, per adesso tanto sacrificio, insomma, è più di un anno che ci stiamo lavorando, e quindi... È abbastanza pesante, siamo sul finire, lo sai, sì. E manca veramente pochissimo, e poi c'è la fase di montaggio e poi la distribuzione e via dicendo, insomma, promozione, eccetera, eccetera. Secondo me veramente con questo film, non perché grazie a te ho avuto il sapore, ecco, il sapore e capire un po' i tempi... dei Chuck, ecco, se vuoi, io sono un po' ignorante in materia, però grazie veramente, mi hai reso un uomo felice, perché mi hai fatto scoprire un nuovo modo di vivere l'arte. Questo non è poco, veramente, perché bisogna apprezzare le persone come te che danno spazio. Noi ci siamo incontrati in un locale by night, no, della Milano by night, e lui mi si avvicina e mi dice: senti Rudy, ho una particiola da farti fare, la vuoi fare? Come? Io ho detto: Fabio, ma grazie maestro, ma proprio a me, sì, proprio a te, perché la faccia giusta per fare questa cosa. Poi tra l'altro io sono interessavo un dialetto... Infatti la seconda domanda è stata, sei calabrese? No, conosci per caso il calabrese? Ho detto: guarda, proprio una botta di fortuna, perché non vi dico, io ho la mamma che è di Gioia Tauro, perciò da piccolino sono cresciuto con mio nonno con questo dialetto, e perciò mi viene in automatico, e ho calzato proprio a pennello, come il cacio sui maccheroni. Avevi la faccia e anche la voce. È stata una bella esperienza, che ti ringrazio veramente di cuore per avermi dato questa occasione. Grazie Fabio. Bene, raccontaci un po' questo film e poi presentiamo il protagonista, ecco. Il film parla della Milano, insomma, poco conosciuta. Beh, di Milano si parla sempre, appunto, dove ci siamo incontrati, in una serata, certo. Oppure dei cocktail, dei monumenti, i palazzi nuovi, che chi non viene a Milano da 10 anni non lo riconosce più, perché Milano si è trasformata, no? Un po' per l'Expo, un po' per questi grandi palazzi che sono stati creati, e quindi poi la moda, insomma... Diciamo che Milano, dal punto di vista, è l'emblema della modernità, no? di italiana.
Però non si parla della Milano, quella oscura, no? Quella che vogliono tenere anche all'oscuro. Nascosto, eh? Nascosta, perché comunque quando tu hai delle cose belle da raccontare, le cose brutte tendi a mettere sotto il tappeto. Però non spariscono. No. Sono sotto il tappeto. Rimangono sempre allora lì. Allora bisogna ogni tanto invece far pulizia anche sotto il tappeto e vedere che cosa c'è sotto il tappeto. Bene, caro Fabio, presentiamo allora il protagonista. È stato qua sotto ieri con sotto il tappeto noi. Abbiamo Alberto Lato. Lato. Grazie. Che devo dire, noi ieri l'abbiamo conosciuto... sotto diciamo questo ruolo da lottatore, ma come attore veramente bravo. Io posso constatare di persona, veramente è stato superlativo, sa recitare, ma molto bene. Poi hai preso proprio veramente, caro Fabio, il personaggio giusto veramente per fare questo film, che secondo il mio avviso sarà un botto eccezionale, sarà un successo straordinario. Niente, Fabio... Abbiamo avuto modo, a parte di conoscerci molto bene in questo anno e mezzo, perché... Infatti volevo farti questa domanda, da cosa è nata questa cosa? L'idea è partita così, ci siamo rivisti dopo 4 anni, 3 anni insomma. Avevamo fatto un videoclip insieme e così parlando, guarda, io ho avuto una vita così, ho detto proviamo a parlarne un attimo, perché non farne un film su sta cosa qua? No? Eccellente. E sulla vita che ha passato, adesso comunque non ha passato, insomma, una vita diciamo agiata, ecco, certo, diciamo. Certo. Parecchie cose che vengono raccontate in parte nel film, anche se alcune cose magari un po' romanzate, però è abbastanza vero come film, crudo, insomma, come anche il mio modo di fare, di lavorare. E Alberto ha iniziato a fare tutta una serie di preparazione psicofisica per il film. Ha capito che per fare un film non ci si spiega 5 minuti. Certo, certo. Con le varie problematiche anche della cinematografia di oggi, che è la fase produttiva, trovare i soldi, quando non ci sono i soldi, come mettersi in gioco per cercare tramite amici, conoscenti, situazioni varie. Beh, devo dire che senza una produzione stai facendo un lavoro eccezionale, Fabio, veramente, perché ci sono dei colossal. Questo è un altro, ne avevo già fatto un altro che era Secondo Tempo, poi ne ho fatto uno a metà con un aiuto di un americano, Johnny Carlone, sul paranormale, e adesso questo qua. Ma sai, alle volte è vero che i soldi possono aiutare a fare una buona produzione, però non sono una buona produzione, nel senso che se tu sai bene o bene lavorare, sai gli obiettivi che devi raggiungere, sono le idee che contano, no? Lo fai anche con pochi soldi, certo. O con col cuore, ecco. Cioè, no, soprattutto ogni cosa, se vuoi una buona riuscita del tuo lavoro ci devi mettere il cuore. Volevo fare una domanda al nostro... Però devi avere anche le capacità. Le capacità soprattutto, perché è oggi chiaro, è normale. C'è anche questa nuova filosofia di vita che tutti possono tutti, è una grande palla. No. È una palla. Hai ragionissimo. Se non hai talento è meglio che lasci perdere e vai a cercare il tuo talento e coltivi quello. Certo. Perché uno può avere, a me piacerebbe fare l'attore, ma se non hai talento puoi diventare un attore mediocre, professionista. Certo. Ma magari tu sei bravissimo in un altro settore e non l'hai ancora scoperto. Beh, così, a primo acchito, mettiamo il senso pratico, come ti sono sembrato io? Gasami un pochettino, se è il caso magari umiliami. Se è il caso, ecco. Ecco, io ti rispondo così, okay. Senza umiliarti e senza darti pregi eccessivi. Okay. No, questa cosa... Diciamo che io... Non te l'ho mai chiesta, ecco. Ho scelto lui, ho scelto te e i vari personaggi, comunque mi ha proposto un po' i suoi amici, li ho scartati, un po' li ho presi, perché io vado ad azzeccare il ruolo nella persona, non vengo a trasformarti più di tanto. Certo. Quindi vengo a lavorare su quello che sei tu nella vita, quindi non ti faccio fare il gay. Cioè, è possibile, okay. Anche per la fare. Ci sono alcuni invece molto bravi a farlo, certo, no? Allora, certo. Io vado a prendere la tua figura e ci lavoro sopra. Ci lavoro sopra col dialogo, ci lavoro sopra. Ho anche degli ottimi sceneggiatori, che però loro, abituati al cinema classico italiano, tendono a fare
anche i dialoghi abbastanza puliti. Noi invece li dobbiamo sporcare, adattare al personaggio, e allora è lì che viene fuori il personaggio vero. Se io, ad esempio, a lui o a Claude, che dopo lo presentiamo, eccetera, certo. davamo dei dialoghi aulici, ma neanche dopo 2 mesi di preparazione veniva fuori con un dialogo decente, okay. perché non sono principalmente attori. Certo. Allora, io ho una sceneggiatura e devo adattarla al linguaggio comune. Al linguaggio. E su questo non posso neanche farlo da solo, perché anche questo basso fondo di Milano io non lo conosco di persona, anche se anch'io ho avuto le mie vicissitudini, ma non così pesanti come i miei personaggi. Allora io mi avvalgo anche delle parti tecniche di Alberto, che arriva da lì, o di Claude per quanto riguarda l'aspetto magari più sportivo, o dal punto di vista anche della preparazione di Max, che Max è stato campione del mondo anche certo, lì. Certo. Quindi non sì, ho la presunzione di dire so fare tutto. Okay, io vado a prendere il talento di ognuno, li metto insieme e faccio come un cuoco, no? Certo, il cuoco si prepara tutti gli ingredienti e poi li mette dentro. Piatto, e poi faccio il piatto. Ma la mia parte l'ho eseguita come tu hai fatto l'ottimo calabrese sgugnizzo, perfetto. Ah, no. Che bello, sono proprio contento, perché è stata un'avventura magica. Invece, possiamo fare due domande ad Alberto. Come si è trovato con me, ad esempio? Infatti, a parte Alberto, i litigi che abbiamo anche. Si è trovato fatto, in questa avventura d'attore, soprattutto nell'organizzazione del grande Fabio Bastianello? Dunque, in primis posso dire che ho dovuto riprendere una mia vita, tra virgolette, passata e riproporla attualmente, perciò ho dovuto aprire dei cassetti ormai chiusi da tempo, ho avuto anche dei problemi psicologici, oltre che a livello appunto, come posso dire, economico, per andare avanti anche nel proseguire questa avventura con Fabio. Però siamo quasi arrivati alla fine e ce l'abbiamo fatta, insomma. Secondo me sei stato superlativo, Alberto. Grazie. Io la prima volta che l'ho incontrato, ho fatto questa parte in Corso Como, non è che ci siamo incontrati in ufficio da te, se ti ricordi. Ho detto, mamma mia, e invece devo dire che sei una persona straordinaria, Alberto, veramente. Alberto è bravissimo, a fare quel ruolo lì, poi sai, riesce proprio a entrare, a concentrarsi e... Cioè, no, lui devi lasciare stare quando devi fare la parte. Cioè, beh, gli ultimi chat... Ma lui comincia da casa, ho detto, devi fare l'ubriaco. Lui comincia da casa. Da casa. Da casa incomincia a rompere i coglioni con le prime telefonate da ubriaco. E dico, Alberto, avevi avuto? No, c'ho la parte, allora faccio l'ubriaco anche al telefono. Veniva lì, rompeva i coglioni da ubriaco. Tu anche fuori dal set. Fino a che poi... Quando era sul set era perfetto, certo. No? Certo. Poi ha una bella voce, ha una bella mimica. Sì. No, è anche molto telegenico, devo dire. Sì. Poi l'espressione del viso, cioè proprio si medesimava molto bene nella parte. E poi mi fa ridere ogni tanto quando dice... Lo stiamo emozionando. mi medesimavo in me stesso. Sì. Certo. Poi mi fa ridere perché ogni tanto mi diceva, mi riconoscono per strada. Ah, vedi te, mica tutti già... Ma io presumo che con Milano in the Cage, veramente... Adesso mandiamo il trailer. Allora, innanzitutto ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo progetto, tra cui appunto, come abbiamo detto ieri, Max Greco, Claudio Albertoni, la University of Fighting, dove sono diventato allievo, Fabio Bastianello, Rudy, grazie, i ragazzi caro. Dell'Area 51, con Gino, Tony Cagnazzo, che ha fatto la parte con te. Grande Tony, lo saluto. Ciao Tony, sei stato una persona straordinaria. Tutto qua. Allora mandiamo il trailer di Milano in the Cage. Il teaser, il trailer quando è finito il film. Ah, il trailer quando è finito il teaser. Allora ecco, questa cosa dovevi dirmela prima, almeno non facevo questo errore. No, va bene. Vai regia, grazie. Adesso, signori, un incontro straordinario, davvero emozionante. Si sistemerà all'angolo blu lo sfidante dalla University of Fighting. Sta per entrare in campo Alberto Lato. Milano, una città che tutti pensano di conoscere, magari solo perché hanno visto il Duomo,
i grattacieli o hanno fatto un aperitivo in qualche locale sui Navigli. Ci sono tante cose belle e nuove in superficie. Ma il sottosuolo invece è quello di sempre, duro, vecchio e sporco. Siamo chiusi in una gabbia e qui dobbiamo lottare. Loro ci trattano come animali, nei piani alti di palazzi che non c'erano lo scorso venerdì. Da là ci guardano, sentenzia ne condanna, decidono se darci o meno da mangiare, meno sopravvivono. Che ci fai tu qui? Ti ho provato a chiamare. Vattene, chiamo la sicurezza. Ha bisogno di un padre. Di un padre, sì. Non dite. Oh, cazzo. Roba di prima classe, eh. Dai, vai fuori dalle palle, torna al lavoro. Non me lo vado. Non meritarti la maglia della palestra, devi farti il culo. Tutte le forze voglio uscire da questa gabbia. Che cazzo fa? No, Nick. Siamo tutti dentro una gabbia. Voglio uscire da questa. Voglio i sedici, ce le voglio. Andrà a pigliare in culo, ma sto pronto. Cioè, più è merda di laboratorio, e più gli piace. Non c'è più la droga di una volta. Ciao Marco. Ciao Olga. Come? Gnocca Olga. Peccato, ma se solo si lavasse un po' di più. Comunque. E tu che cazzo sei? Due carte che io oggi mi gioco tutto senza rincarti con tutta la rabbia. Per riuscire a braccia alte con le mie gambe da questa gabbia. Milano fuga dentro una gabbia. Siamo fuga. Meraviglioso, direi, meraviglioso, bene. Grazie. Abbiamo anche di tutti, di quelli che hanno partecipato. Siamo... Beh, hai visto nel teaser si raccontano tutti i fenomeni, insomma, sociali che ci sono nel sobborgo di Milano, da quelli che non trovano lavoro, ai rapporti dei separati con la propria moglie e con i bambini. Insomma, ci sono veramente tutte le problematiche sociali. Sei un grande, Fabio, di Milano, è un'inventiva eccezionale, straordinaria. Secondo me questo film, anzi. Cari telespettatori, quando esce Milano in the Cage, andate a vederlo nelle sale cinematografiche, perché è un film degno di essere visto al cinema. Mi raccomando, è importantissimo, perché anche c'è stato molto sacrificio e molta devozione in questo film. Bisogna vederlo comodi in un bel cinema, perché Milano in the Cage vi farà scoprire la vera Milano nascosta, giusto, no, caro Fabio? Giusto. Bene. Qua abbiamo Claude, abbiamo Max, sono nel film. Che sono nel film, sono stati ieri in puntata. Cristian Stelluti, insomma, abbiamo anche attori di rilievo, insomma. Guarda, io vi devo ringraziare di cuore per essere stati alla valigia degli artisti. Sono emozionato, di solito, Fabio, perché non erano tutti veri Bastianello in studio. Lui aveva la Costanzo, ha un sacco di personaggi importantissimi, veniva da Rudy, sì. Una cosa un po' stona. Vabbè, comunque. C'è Claude che voleva sì, prego Claude, abbiamo proprio 30 secondi. Fabio ha fatto una cosa incredibile, perché il match finale del film è veramente stato un match, e quindi l'esito a tutti gli effetti è stato imprevedibile, quindi noi ci siamo divertiti, ma questa trovata, visto che poi l'abbiamo anche... Sì, la prima volta nella storia del cinema. Nella storia del cinema. Che si finisce. C'è un combattimento vero. C'è stato il combattimento vero. Quindi, a tutti gli effetti, venitelo a vedere anche per questa novità. Bene. Saluto Roberto il Cinghiale anche. Salutiamo mio cugino il Cinghiale. Ok, ciao Roberto. Bene, siamo, come sapete, in forma di 20 minuti, come dico sempre. Devo fare i saluti. Devo salutare International Artist di Franco Mimmo Catullè, la Sony Music di Sergio Sordano e Rita Costa, Carlo Oliva la regia audio Thomas Lanzi. Volevo ringraziare il Rusticone, prodotti tipici siciliani, la Siciliana servizio a domicilio. Mi raccomando, andate a trovare in via Cavura Melzo, è il bello di lei, by Angela, in via di Puglia, un salone di bellezza straordinaria. Bene, noi ringraziando Fabio Pestarello, Alberto Lato, e Claudio Albertone, Max Greco, chiudiamo questa puntata della valigia degli artisti, e io vi auguro una buona giornata, un buon martedì, e ci vediamo domani, chiaramente. Un abbraccio a tutti da Rudy, ciao! Ciao!
sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio.